Ciao a tutti, io sono Massimo Mantovani, fotografo da 40 anni, esattamente quest'anno il mio quarantennale. Io mi occupo di fotografia di moda, in questo momento siamo nel mio studio fotografico a Carpi, provincia di Modena, e devo dire che ho sempre amato molto il mio lavoro di fotografo e ho lavorato anche per il settore della ritrattistica e per il settore dell'architettura, però il mio principale, diciamo, business è quello della fotografia di moda, perché Carpi è un noto distretto tessile. Io prima di entrare nel Photo Elite Lab avevo già iniziato una serie di studi sul marketing, perché mi sono reso conto che i vecchi sistemi per contattare i clienti e per farsi nuovi clienti, tipo il porta a porta, le telefonate, il passaparola, oppure utilizzare dei commerciali che hanno dei costi anche molto alti, era una cosa non più praticabile. Quindi, nelle varie ricerche che ho fatto, nei vari corsi che ho fatto, sono incappato anche nel Photo Elite Lab, che mi è sembrato specifico per i fotografi. E lì ho trovato molti spunti, molti argomenti molto interessanti che riguardano la gestione della propria attività, che riguardano il calcolo dei costi, un aiuto molto importante per arrivare a capire il valore dei servizi che diamo e quindi di quanto deve essere il preventivo, di come fare i preventivi e di come trattare con i clienti. Naturalmente oggi, grazie agli studi che ho fatto e anche grazie al programma del Photo Elite Lab, ho molta più consapevolezza di quello che è il mio valore, di quello che è l'importanza del mio lavoro per le aziende con cui collaboro, e questo mi ha dato la possibilità anche di arrivare a capire che i clienti non vanno solo attirati, ma vanno anche respinti, nel senso che quando hai un'immagine di te molto precisa, molto ben cristallizzata, molto ben descritta, automaticamente andrai ad attirare quei clienti buoni per te che possono accettare molto volentieri il tuo listino prezzi, ma nello stesso tempo vai automaticamente ad allontanare, ad scartare quella tipologia di clientela che cerca invece solo il prezzo basso, che non bada alla qualità del lavoro, ma che vuole il lavoro solamente per il minor prezzo possibile. Quindi questo è molto importante per evitare di perdere tempo e rogne con dei clienti che non vanno bene. Naturalmente, sempre grazie alla consapevolezza e allo studio sul marketing, sono arrivato anche a capire che l'epoca della pandemia poteva essere l'occasione per lo studio e il rilancio, e quindi mi sono messo lì a pensare nei mesi di lockdown e ho trovato un sistema innovativo per i lookbook di abbigliamento che si chiama Look Teller e lo sto lanciando proprio in questi giorni. Il Look Teller consiste in un servizio fotografico di foto e video dove io i video li realizzo cotti e mangiati, nel senso che sono già montati subito, quindi alla sera ci sono sia le foto che i video finiti, e riesco poi a mettere tutto su un documento cartaceo, sul book cartaceo, e chi sfoglia il book cartaceo può vedere anche i video. Ma com'è possibile che i video siano sulla carta? Beh, semplicemente utilizzo dei QR code, quindi col cellulare si possono inquadrare i QR code che sono in ogni pagina. E il personale di vendita, i clienti B2B e anche quelli B2C possono vedere questi capi in movimento e apprezzare molto di più tutte le caratteristiche di design, di qualità, di colore, di bellezza dei capi. E questo sicuramente è un grande vantaggio per le aziende, perché in questo modo possono anche evitare tutte quelle problematiche che sono state vietate durante il Covid, quindi fare sfilate in azienda o eventi in showroom, e adesso lo possono fare anche in questo modo. Ma siccome il sistema è molto comodo, può funzionare anche dopo pandemia, anzi sicuramente forse molto di più dopo la pandemia, perché l'abitudine di lavorare in smart working e di non dover più affrontare delle lunghe, faticose e costose trasferte
spingerà sicuramente questo servizio perché chiunque potrà praticamente vedere la sfilata in maniera così virtuale, quando vuole, come vuole, quante volte vuole. E la lettura dei QR code dinamici fornisce all'azienda anche tutta una serie di dati di ritorno su quali sono i capi piaciuti di più, più guardati, ma soprattutto è una monitorizzazione del lavoro dei commerciali, perché come azienda potremo controllare se i commerciali hanno studiato la collezione o no semplicemente guardando le statistiche nei primi 4-5 giorni dopo la consegna del lookbook. Quindi tutte queste innovazioni sono state possibili grazie agli studi che ho fatto sul marketing, l'approfondimento di tanti aspetti anche un po' nascosti del marketing, e in questo panorama anche il Photolith Lab ha avuto un'ottima e importante presenza e importanza in questa fase di approfondimento di studio. Grazie, ciao a tutti, arrivederci.